Pensa che ci sia qualcuno che è riuscito a decriptare il codice con una chiave di lettura corretta di cui nemmeno lei era consapevole? Dunque, se ci fosse qualcuno che nel frattempo fosse riuscito a decifrare, io sempre lo prego di scrivermi perché io non so che cosa ho scritto. In realtà per me si è trattato di un gioco, o meglio, diciamo come l'arte. Traduzioni possibili al momento non ce ne sono, a meno che non escano fuori degli occultisti che così affermando che una qualche entità si sia impossessata delle mie mani e del mio corpo per mandare un messaggio all'umanità. Ecco, questo, io sto parlando della prima edizione del 1981, quindi adesso fa 40 anni, insomma. Però una cosa singolare è invece come questo libro sia stato riscoperto dai giovani. Molti sono scoperti dopo, quindi non hanno il tempo di vedere, come dire, il proprio riconoscimento. Fa parte un po' della leggenda dell'artista che insomma fatica tutta la vita, eccetera, eccetera, poi guarda caso la generazione dopo li scopre, no? E quindi, invece nel mio caso è strano, forse è dovuto alla salute, eccetera, alla lunghezza, all'allungamento dell'età. E quindi mi sono trovato con moltissimi giovani che hanno scoperto il Codex al punto di scoprirlo come sorgente di tatuaggi. Ma che effetto le fa? Le fa piacere o? Beh, sì, io voglio dire, ovviamente mi fa piacere, Il insomma, codex arriva dappertutto che anche. arriva dappertutto. Sì, sono contento perché è comunque energia, insomma, è un'energia che si riproduce e poi va avanti, insomma.